Si sente che ha fatto? Che ha fatto? E ma no, la finisce, l'ho battuta, ci ho messo anche 3 anni, porcozzuta. No, mi vieni a prendere adesso. Arrivo. Sì, ma si calmi, assistente. No, si calmi. Non è possibile. Non si può giocare in questa maniera. Assistente, assistente, venga qui immediatamente. Cos'è successo al povero Franco? Guardi com'è ridotto sto povero Cristo. Ma non sono stata io. No, no, non chi è che trasportava Franco avanti e indietro e lo usava come pallone nello scorso episodio? Ma non è vero, non hai le prove. Ma guardi, ma è tutto svenuto, ma è tutto sbazzucato. Franco, ma non è vero. Franco, poverino. Franco, quanto buio sei ingrassato. Ecco, siediti qua un attimino, Franco. Chi è che ha fatto la torre con le ruote? Ma io, le mie torre. Franco, ti prego, non ci denunciare. Denuncia solo l'assistente. Ok, è ancora vivo. L'importante è che sia ancora vivo. No, assistente, e ha tirato l'altra stuccata. Ma dai, ma si vergogni. Comunque, assistente, come può notare, ho montato un kit medico sulla macchina, perché prima o poi ci faremo davvero un sacco di male, ok? È monouso quando ci facciamo male, quindi lo uso io. Ha comprato cose nuove, assistente? Sì, lascia 3000 formin. Guarda che bella! Ho ucciso Franchino! Però il cellulare è ancora vivo. Forse possiamo recuperare il cellulare. Ok, promemoria, dobbiamo assumere un nuovo Franco, Franco 52, questo era Franco 51. Allora, prima di tutto, volevo comprare l'estintore, perché negli scorsi episodi abbiamo avuto problemi con l'olio bollente. L'assistente ci continuava a buttare quel cavolo di acqua e abbiamo avuto dei brutti incendi. Abbiamo ancora un po' di soldi, assistente, la picchio male. E possiamo anche fare in modo che faccia evaporare l'acqua. Assistente, mi stanno arrivando copertoni addosso. Che boia sta combinando? Ma sono pieno di... copertoni porca di quelli per porca. L'ho preso in pieno in testa. Assistente, benvenuta all'appartamento dei fighettoni. Questa gente è ricca, quindi dobbiamo salvarli subito. No, no, le piante, assistente, dobbiamo salvare le genti. Aspetti, vediamo di darci da fare. Cosa fa? Apro io la finestra. No, assistente, attenta. Assistente, occhio con la gente, c'è il tonicozzo esplosivo. Assistente, finestra. Wow, assistente, che è successo? Porco cane, salvi il tipo che stava facendo palestra, santo cielo. Salvi il tipo, salvi il mondo. Veloce, veloce, che qua va a fuoco praticamente tutto. Signore, c'è fuoco sopra di lei. Porco cane, va che macello. Sto già bruciando malissimo io. Allora, vediamo un po' se il nuovo cellulare funziona bene. Oh mio Dio. Oh, c'è un sacco di gente. Assistente, è già qualcuno morto, qualcuno. È già morto qualcuno, non so chi, dannazione. L'ho visto morire, è stata una brutta esperienza, sono traumatizzato. Non me ne frega niente, salvi la gente, non rompo i maronzoli. Dica. La persona che stavo portando è morta. Come è morta? È ancora lì viva. Non lo so. No, l'ho lanciata, è morta. Come l'ha lanciata, è morta? Non lo so. Assistente, si è lavata le ascelle, le ho detto di lavarsi. Che non è la prima volta che la gente ci muore dopo che è stata messa contro vento. Ok, proviamo ad andare sul tetto, perché di solito è qua che si scatenano gli incendi. Signora, signora, scenda dal tetto. Dobbiamo salvare più gente, assistente. Ci hanno dato delle brutte recensioni. Guarda questa dove si è messa. Che ci fa la gente sul tetto con i cellulari? Allora, tatticone della vita, usiamo il trampolone. Perfetto, signora, faccia attenzione, mi becchi il trampolone. Buongiorno, signora, testimoni di Lon. Sono brutto. Oh, che schifo, scusi. Mamma mia, sono entrato in un bagno e ho avuto un'esperienza traumatica. Il mio naso soprattutto. Ok, perfetto. Oh, il nuovo trampolone funziona bene. Lon, ho trovato la pizza. Ha trovato la pizza? No, assistente, o ruba cose di valore, santo cielo, o salva persone che valgono. Porco cane. Ok, vediamo un po'. Oh, assistente, ho trovato altro denaro. Ho trovato il denaro, aspetta, il denaro. Aspetta, glielo butto di sotto. Lo vado a recuperare. Dove è andato? Ok, è ancora integro il denaro. Per un secondo mi sono spaventato. Guarda questo che era sul tetto. Assistente, mi mette un trampolone. Allora, o porto i soldi. Faccio un paio di cose. Sono sul tetto davanti, Lancia un coso. No, lancio un porco, assistente. Arrivo giù a piedino, a manina. Vorrei. Ok, l'ho lasciato. Guardi, gente che lo. Guardi, gente da salvare. Li deve solamente. Guardi. Aspetta, fammi fare la battuta. E ma no, la finisce. Battuta, ci ho messo anch'io 3 anni, porcozzuda. Vai. Tornando a noi, questa la lascio. Questa la lascio. Dicevo, ed è la prima volta che lo dico. Assistente, guardi quanta gente le ho lasciato. Deve solo portarle alla macchina. Ce la adesso può fare anche lei. Parlare. Può parlare adesso. Parlare. E poi. No, dai, che qua sta crollando tutto. Porco cane. Non è che mi hai lasciato. No, mi è caduta la trave addosso. Assistente, venga a salvarmi. Assistente. Impari a trattare. No, non lo accetto. Venga. Devo portare in salvo 3 persone. No, salvi me, che sono l'unico pompiere decente della squadra.
Ma quale pompiere? Mi salvi, sono il capo io. Aia, il fuoco mi brucia. No, assistente, assistente, se muore anche lei, porco cane. Ma c'è fuoco dappertutto, renditi utile. Ma mi ha sparato via la trave, santo cielo. Inutile vecchiaccia. Ma non rompa i maroni. Ma non rompa i maroni. Allora, c'è gente ancora. Sono tutti a piano terra. Assistente, sono tutti a piano terra. Come ha fatto a mancarli? Vuoi vedere che è dietro l'unica porta che non ho aperto? Ci scommetto quel che vuoi. Ah, ah, l'olio bollente. Aspetta, che è il momento giusto per inaugurare il mio estintore. Funziona. Assistente, ho spento l'olio bollente. Finalmente. Scusi, signore. È 3 ore che la stavo cercando. Venga. Ok, assistente, ne abbiamo già salvati 6. Ce ne serve un altro? Mi ha lasciato il denaro in giro. Il centone. Porca miseria. Salva questo. Sporta i soldi. Ma vorrà far qualcosa anche lei. Ma è inutile. No, nonnina. Nonnina, preparati a mettere i quack e gli alleluia. Perché devi andare. No, 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 no. Non i quack e gli alleluia. Stia buona. No, non mi faccia. No, 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 la la lero la la la. Oh no, ci sono le puzze qua. Signora, ha fatto le scuregge pesanti? Apro io le finestre. No, no, posso usare un vaso, posso... Ok, ho rotto la finestra con un vaso, a posto. È arrivata. È arrivata tardi, assistente. Sei antipatico, io mi compro. Sai cosa faccio? Io passo in mezzo alle fiamme. No, 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 no. Le do una mano, le do una mano, non si offenda, non si offenda. Io passo in mezzo alle fiamme. No, assistente, le do una mano. No, ho trovato un tizio morto male. Vada, signor tizio morto male. Devo riuscire a scendere senza sfracellarmi. Ce l'ho fatta. La siepe mi ha salvato. Vada, buon uomo. Assistente, non abbiamo salvato la cosa più importante. I televisori da 80 pollici. Li riporti indietro. Presto. Ah, no. Mi sono preso la corrente elettrica. Mi faccio passare. Permesso, buongiorno. Ah, la corrente elettrica. No, assistente. No, assistente. Non bene. No, 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 assistente, non tiri una... Porco cane, mi sono cagato in mano. Ha la facciaccia sua. Assistente, ma le avevo detto di portare i soldi in macchina. E che c***o, mi hai detto di fare mille cose? Sì, ma almeno il denaro lo salvi, a posto. Ok, ora direi che è il caso di andarcene. Mamma mia, è stata traumatica, ma più che io vengo a salvare i fighettoni. Mi piace, commenti del cliente. Ti do 3 fiamme perché hai abbandonato mia zia. Ma se zia si è buttata nel fuoco. Vabbè, sono cose che capitano. La zia non ti sopportava più, ciccio. Assistente? Mi ha chiamato la polizia. Hanno detto che c'è stato un franchicidio. Sono innocente, non puoi provarlo. Sono sicuro della sua innocenza. No, no, non nasconda le prove. No, aspetta di fare canestro con Franco. Allora, Franco, sì, sì, lei si diverta. Allora, vediamo casomai di potenziare il nostro equipaggiamento. Come l'estintore possiamo anche fare in modo che riduca i gas delle scuregge. Che cosa buona e tanto giusta. E faccio la follia, mi compro la macchina quella figa da 1200 dollari. Perché il DeLong Gamer se lo può permettere, non è come quella straccione dell'assistente. Oh mio Dio, assistente, finalmente si è coperta quella brutta faccia. Ha fatto la scelta giusta perché mi spaventava i clienti. Non Guarda mi picchi, però. Non mi picchi. Ho chiamato per dirti che ho messo via Franco. Dov'è Franco? Franco! Ma povero Franco, è nel bidone sbagliato, santo cielo. Ah, scusa. Assistente, scusa. Avanti, vabbè dai. Per quest'oggi la perdono, dai. E dove siamo? Oh mio Dio, questa volta ci hanno mandato dei poveracci, assistente. Ah, poveraccio, sta morendo. Come sta morendo? È già tutto infuocato il poveraccio. Maledetta gente povera che vuole prendere i soldi dell'assicurazione. No, si è bruciata la TV, assistente. Siete dei poveracci. Beh, dove dobbiamo scaricarla, sta gente? Assistente, che succede? No, c'è un canale radioattivo dietro casa. Porca di quelli per porca. Oh, dobbiamo attraversare tutto e andare fin qua dietro per salvare sta gente. Però io non so se ci passo. Cioè, porco cane. Si sente, la picchio male. Ok, mettiamo la scala per le prossime volte. Perfetto, vediamo un po'. Assistente, c'è parecchia gente ai piani superiori. Soldi. Ah, possiamo salire dall'esterno. Aspetta. Dica! Ho trovato dei soldi. Brava, li porti alla cavolo di macchina, santo cielo. Ma dov'è la macchina? Non lo so. Si arrangi, non ne posso più di essere sempre long. E che cocchio. Sono un long con problemi. Oh, aspetta che ho tratto l'olio bollente. Oh, ho trovato anche i soldi. In parte al lavandino. Cioè, chi è che tiene i soldi in parte al lavandino, assistente? Io ero fuori nell'immondizia. Davvero? Porti i soldi alla macchina. Perfetto, glielo ho lasciato in parte. Porco cane, c'è gente perfino sui tetti. Signora, ma le pare il caso? Assistente, mi mette un trampolone da qualche parte. No, esatto. Assistente, sono dietro di lei. No, guarda, mi è passata davanti e neanche mi ha visto. Si vergogni, lei è la peggiore assistente che abbia mai avuto.
Ecco, bravi. Bruci tra le fiamme. Ecco, fatto. Ne abbiamo già salvati tre. Stiamo andando bene. Ok, c'è gente al piano terra che abbiamo ovviamente mancato. Ho trovato delle scale. C'è chi le scende, chi le sale. Ho trovato dei soldi sulle scale. Oh, perfetto. Vedo di recuperare almeno i soldi. Porco cane, mi sa che qua dentro sento un rumore in bagno. Scusi, all'infinito col bagno. Perfetto, c'aveva ancora attacco di diarrea. Aspetta che non volo di sotto sull'acido col cliente. Assistente, per adesso non è morto nessuno. Una volta ma tanto... Ma come si fa in bagno? No, chi è morto? L'ho appena detto. Porco cane. Non ho gufato io, giuro. Guarda caso c'era lei, assistente. Ha fatto morire un cliente, la picchio male, eh. Ma che macello, c'è un incendio grandissimo qua sopra. Porco cane, sarà probabilmente qua che è morto il tipo di prima. Ok, sì. Aspetta, salta. Ah, la 220. La 220, porca di quelli per porca. Non so nemmeno io dove cavolo andare. Signora, è qui, è in bagno? Sì, l'ho beccato, era ovviamente qui che stava cacando. Aspetta che provo a scendere di sotto. Ok, ok, dai che stiamo procedendo bene. Assistente, mi ha rovinato la run perfetta, santo cielo. Ma io cosa c'entro? Il signore è morto, non è che l'ho ucciso io. Saldi. Ok, vediamo di portarli alla macchina perché non abbiamo rubato ancora niente. Ne va del mio onore come ladro. Oh, questo è il mio nuovo furgoncino. Va che spettacolo, aspetta che mi curo intanto, perfetto. E questi soldini li mettiamo sul furgone del telo. No, li ho lanciati male, ecco qua, a posto. Assistente, che è successo? Ho buggato i soldi. No, i soldi no, si bugga lei, va bene, no. Si sposti. No, salvi i soldi. Salvi almeno i soldi, porco cane. Si levi da lì. No. Guarda dove li ha bagga. Guarda che sono irrecuperabili. Lei rimane lì questa sera. Io non la vengo neanche a salvare. Porca di quelli per porca. Guardi che quel cliente ha buggato. L'ho visto. Signore, che sta facendo? Gli scappa la cacca. La salvo io. Li ha presi? Poi li porti al mio furgone. Quella quota è mia automaticamente. Ecco qua. Direi che abbiamo salvato praticamente tutti. Dica. Continua a cadere. Come continua a cadere? Ha salvato il denaro almeno. Allora, visto che abbiamo fatto un ottimo lavoro, a sto punto portiamoci via un po' di beni di prima necessità dei clienti. Voglio dire, tanto sicuramente apparteneva al morto. Queste sedie valgono 21 dollari, assistente. Porti via ste sedie d'esterno, 21 dollari l'una. Assistente, dove diavolo è finita? Gli ho praticamente svaligiato tutta casa. Non hanno più un posto dove sedersi. Abbiamo 8000 sedie. Non abbiamo abbastanza culi, santo cielo. Le ho messo il trampolino qua, assistente. Veloce, dai, andiamocene. L'appartamento sta per crollare, dannazione. Ok, un'altra giornata di onesto lavoro. Più o meno onesto, diciamo. Perfetto, l'unico commento negativo è: peccato, non ci hai tirato fuori tutti. Ma tanto era la zia che stava sui maroni agli altri parenti. Oh, quasi un milino di dollari. Una giornata di onesto lavoro, come dicevo. Quanto che mi piace il nuovo furgone, assistente. Ciò, ma lo voglio migliorare ancora un pochettino. Adesso spendo tutti i skei in puttanae. Ok, allora, li mettiamo la vernice blu, dai, dopo la devo equipaggiare, 500 dollari di vernice. Posso metterci le lucine, oh mio Dio, posso mettere la teiera. No, il cappello da chef è bellissimo, ma la teiera è ancora meglio. Assistente, guardi che spettacolo il mio furgoncino, mi è costato un botto, ma è la cosa più bella che io abbia mai comprato. Tutto blu. Sì, che bellino lui. E quello lì che cos'è? Un cannone? Ma no, è la mia teiera con la sirena sopra, dai. Sei una vecchia nonnetta? No, ma... Assistente! Allora, adesso lo vediamo chi è la vecchia nonnetta. Ci hanno chiamato di nuovo a fare quelle esercitazioni per la fuga. Vediamo chi morirà fra atroci sofferenze. Vediamo, vediamo. Ma prima, anch'io cosa fa vedere? Guarda. Cos'è? Wow! Ha comprato le granate d'acqua? Sì, boomerang! Ok, mi raccomando, non sbagli il lancio perché sennò si accetta da sola. E io non la salvo, porco cane. No! Senti, andiamo avanti alla missione, tanti saluti. Ci morirà male prima o poi. È una gigantesca fabbrica di barili, assistente. Ci sono barili esplosivi, faccia attenzione. Riesci a sparare i barili? Occhio che esplodono. No, utilissima l'accetta boomerang, ok. È utile. Ha trovato un interruttore, ok. Che abbiamo fatto? Abbiamo fermiato tutto. Perfetto, così ci possiamo muovere con maggiore tranquillità. Aspetta, sei sicuro che possiamo muoverci? Sembra di sì. Allora, qua c'è una porta che possiamo distruggere. E... ho trovato l'uscita, ma è abbastanza inquietante. Aspetti che No! Se proviamo a spegnere l'incendio, quella torretta là sopra ti spara le fiamme. Guardi che roba. Infame bastardo, aspetta. Quindi no, non possiamo passare da lì. Non possiamo passare da lì, assistente. Fuori! Non credo sia così facile. Troviamo una via alternativa, magari. Lanci il coso e non rompo i maroni. Ok, spegni tutto, che sennò ci sbruciacchiamo. Sì, ok, siamo andati in direzione corretta. Dobbiamo arrivare dall'altra parte. Aspetta, distruggi questa legna qua. Questa volta abbiamo una porta chiusa e la corrente che non arriva. Ah, c'è l'interruttore da sopra. Aspetti che sono quello più alto io.
E ce l'ho fatta. Perfetto, faccio passare l'acqua. Così. Olè, 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 olè. Veloce, oddio, veloce, prima che si chiude. La 220. Scotta. Ok, ora dobbiamo arrivare dall'altra parte. Oh, oh, assistente, assistente, guardi. Si piega, si piega. Se mettiamo degli oggetti da quest'altro lato, in teoria dovremmo poter... Assistente, che ha fatto? Che ha fatto? Ho spostato gli oggetti. Eh sì, ma non i barili esplosivi. C'è una porta lì, c'è una porta. Mi fido ciecamente. No, no, mi fido minimamente. Corra, 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 corra. Olè. È pieno zeppo di barili anche da sto lato. Wow. Salta lei, perché io sono mica scemo a saltare. Ci morirà male. Ci morirà male, assistente. Olè. Come ho fatto? No, 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 lo devo fare anch'io. Lo devo fare anch'io. Uno. E... No, sono caduto male. Spenga tutto. Spenga tutto, spenga tutto, spenga tutto. Allora, aspetta. No, 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 non l'ho vista. No, no, assistente. Ah, sì. No, 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 porco cane. Non riesco ad arrivare ai barili. Ok, grazie, assistente, che ha fatto ripartire il sistema. Ok, ok, ok. Dovremmo essere arrivati all'uscita. A lei l'onore. Oh, meno male. Ok, non è stata poi così difficile. Abbiamo vinto. Buongiorno. Ok. Ci hanno dato $200. Assistente, cosa sta facendo? Guardi che sono qua, la vedo la schermata, eh. Oh mio Dio, posso prendermi il cappello del pigiama? $200. Riduce i danni da collisione. Oh, oh beh, poco male, a sto punto mi compri i guanti che mi permettono di aumentare del 20% la velocità di trasporto quando abbiamo un cliente o altro. Assistente, mi dà un secondo che volevo comprare cose faiche, santo cielo. E anche la giacca figa della Ember in modo tale che mi permetta di asciugare l'acqua e avere una presa salda sul cliente. Assistente, la smette! Ma in modalità devo stracciarti la minchia quest'oggi, porco cane. Ma vedi la lattina? Sì, io vedo tutto. Io vedo tutto, santo cielo. Okay. No, non ho sete. Mi faccia vestire, santo cielo. Porti pazienza. Allora, assistente, siamo arrivati a un cantiere in costruzione. Sembra che degli abusivi siano all'interno. Li dobbiamo salvare. Erano lì che fumavano le cicchette, le canne. Guarda gente che c'è. Guarda gente che c'è. È pieno zeppo di gente. Tutti universitari. Chiaramente questi troccati. Santo cielo, non serve nulla all'università, porco cane. Tanto si finisce a lavorare al McDonald's comunque. Chi lavora al McDonald's non ce l'abbia con noi, ragazzi. Stiamo solo facendo comicità. Ok, ho trovato il retro, assistente. Anzi, mi porti un McChicken con le patatine. Ha messo solo le patatine. Corrente, corrente, mi sono preso. Vabbè, ho staccato la corrente, ma c'è ancora corrente. Come funziona sta cosa? Me ne vado fuori, oddio. No, no, signora. Porco di quel porco. Assistente, si dà una calmata. La sento triggerata male, mi fa paura. Allora, ho trovato peraltro un montacarichi. Aspetta un secondo, scarica lì il cliente. In teoria se salgo a bordo. Ah, mi porta di sotto, ma è praticissima sta cosa. Così posso buttare il cliente al volo. Cosa vuoi di più della vita? Riportami su. Sì, ma non ce la faremo mai a salvare tutti e 12 sti maledetti abusivi. Signore, un attimo che le spengo io l'incendio. Porti pazienza, dobbiamo evitare che si propaghi, assistente. O qua è impossibile riuscire. No, signore, se la smette di buggarsi col tavolo. Assistente, che sta combinando? Li carichi tutti sul mio montacarichi, veloce pedali. Guarda dove mi hanno messo il denaro, in culolandia. Ok, l'ho preso. Assistente, ho salvato del denaro, è contenta? Aspetta, provo. Wow, che succede? Assistente, dove è morta? È tutto l'episodio che uno urla altro che aia. Guardi che non ho... Guardi, mi dia un secondo che salvo della gente. No, e poi vengo a prendere adesso. Arrivo. Sì, ma si calmi, assistente. No, si non calmi. È possibile. Non si può giocare in questa maniera. Oh, il montacarichi, io sono figo. Io sono non vero a prendermi. Ho tre persone io sul montacarichi e sono tutti tranquilli. Sono sotto il montacarichi, si mi schiaccia. Arrivo un attimo. Aspetti che salvo la gente intanto. Guardi. Non mi schiacciare. Aspetta, ma è sotto? Cosa ci fa sotto il montacarichi? Cosa ci fa sotto il montacarichi? Sono caduto dal tuo montacarichi. Allora non è colpa del montacarichi, lei cretina che è caduta. No, sono salita per lanciare le persone. Non lo voglio sapere, non lo voglio sapere, stia zitta che è meglio. Ok, in difesa dell'assistente il montacarichi è buggato. Ho rischiato di volare di sotto un paio di volte, ma è meglio non dirglielo. Andiamo avanti che è meglio. Perché allora, sorda, non ti sente, raccogli. Sia zitta, assistente, sono le voci nella sua testa. Aia, no, è morto. Assistente, ha fatto morire un altro cliente. Ma è... Ma no, assistente, la vedo. Guarda che sono sopra di lei, l'ho vista che nascondeva il cadavere. Avanti, ne dobbiamo salvare altri tre. Allora, c'è gente ai piani superiori. Vediamo se metto una scala. Ma... Oh, mi si è buggata male la scala, mi sono spaventatissimo. Non ti prego, vieni a vedere. Arrivo, assistente, un attimo. Aspetti che ho trovato gente sui tetti. Ok, lanciamo il trampolone. Aspetta che non ti prego, guardalo. Arrivo, guardalo. Un attimo, assistente. Mi è spalmato sulla parete. Dica, che succede? Guardalo, guardalo. Che fa?
No, è normale, da me cammina, cioè deve andare a fare la pipì. No, 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 da me scivola. Vabbè, che non so cosa dirle. C'hai i clienti buggati. Dove sei andato? Dove sei? Eccolo qua, si sente, ho salvato il suo tizio. E devo aprire le porte. Stava per andare in mezzo al fuoco e alle fiamme. Aspetta. Lo metta giusto, possibilmente, com'è? Ok, no, perfetto. Oh, è tanto rimbalzante però, perfetto. Ok, 8 li abbiamo salvati, mi consolo. Però restano ancora un paio di tizi, veloce. È 3 ore che cerco di arrivare di là. Ok, ho messo le scale. Ok, perfetto, perfetto. Senta, ho trovato la persona, ma contento. Aspetta che non ci muoio male. Ma c'è una persona anche qua, aspetta, mi sto aprendo la strada. Buongiorno, assistente, l'ho salvata io, l'ho salvata io. C'è ancora un altro tizio, se lo riesce sì, a salvare. Sono qua, è qua. Perfetto, ok, se come torniamo indietro? Com'è arrivata io qua? Io sono passata da qui. No, aspetta, c'è una tannica di propano, mi allontano. Tatticone della vita, andiamo di trampolone. Oddio, anche troppo grande. Trampolone! Mi dica che basta, ce la facciamo? Basta, basta. Aspetta, aspetta. Oh, ok, mi ha sparato in punti brutti. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, assistente. È volato di sotto il tizio? No, l'ho preso. No, per cucare, che me stava... Ho fatto il suo stesso errore. Ho fatto il suo stesso errore. Prema quell'interruttore ed evitiamo che... A posto. Sono gli ultimi due? Sì. È normale che io lo tenga tipo gli oggetti. Non importa, non importa. Lo butti dentro e tanti saluti. Dai, assistente, lasci stare il cadavere. Ha già abbastanza cadaveri di Franco a casa. Sia contenti. Vieni con me. Ma no, ma per favore, dai. Buono, assistente, io direi che per oggi ci possiamo... Si sente? Cosa? La stavo inquadrando, l'ho visto l'omicidio. Non è vero? Tutto questo per far canestro? Non è vero? L'assistente sta facendo un disastro assurdo. Non ce non la è fa vero. Assistente non ce la fa, lasci stare. No, avevo messo le... Le ho raddrizzato il barile, se vuole. Cosa sta Dai! Facendo? Ok, ok, canestro! No! Canestro! Canestro, Italia campione del mondo. No, quello era, vabbè, era il calcio. Ok, assistente, l'ho battuta a Franco Canestro, si è messo a verbale De Long Gamer, primo campione internazionale di Franco Canestro. Buono gente, io direi che per questa serie di omicidi e furti e tutto, nei commenti fateci sapere cosa ne pensate, per favore non denunciate l'assistente. L'ho vista, dai che mi vengono i reumatismi, ho una certa età, porca di quelli per porca. Nei commenti fateci sapere cosa ne pensate, se avete anche il numero di un avvocato fatemelo sapere, perché di questo passo l'assistente ne avrà bisogno. Anche di un ospedale psichiatrico. Assistente non è normale, ma vabbè, dettagli. E noi ci vedremo nel prossimo episodio di Ember. Assistente, arrivederci, ciao, ciao. Devi stare seduto, Franco. Non è normale. Franco? Io l'ho detto, seduto. Che non è normale, me ne vado.